Sono qui per raccontarvi della mia prima volta. Devo confessarlo. È stato 7 anni fa la prima volta che ho giocato a bolla verde. E avrei un paio di aneddoti da raccontarvi, ma semplicemente credo che certe cose parlino più di molte parole. Ecco, questo è un pezzo del mio costume, un elmo, fatto in un materiale molto cancerogeno, penso, che io, Mel e gli altri amici con cui avevamo organizzato il nostro gruppo di gioco siamo andati a recuperare nottetempo in maniera poco ortodossa, vicino a una discarica, credo. Era un rotolo di materiale plastico in cui abbiamo intagliato le nostre armature, complete di elmo, complete di scudi. Abbiamo pensato così di farci un costume, diciamo, temporaneo, perché sai, si provava a giocare, poi non si sa più quando si sarebbe tornati. In realtà ce li siamo tenuti addosso per 2 anni di campagna. Non contenti del fatto di aver dovuto arrabattarci in questa maniera, abbiamo proceduto nel tempo a cercare di rappezzare i danni che venivano provocati dalle armi terribili dei mostri che affrontavamo ad ogni live. Anche le armi ce le eravamo fatte noi, con la buona della buona materassina. Il classico scotch americano infallibile. Questa, per esempio, è una lancia con cui volevamo anche noi poter dichiarare Crash, una di quelle chiamatone che uno sogna per tutta la vita, eh? Ceccata, chissà da chi. Ma vorremmo che foste voi a raccontarcelo. Raccontatecelo così, con un video, che ci potete spedire entro il 22, venerdì, in modo tale che lo possiamo preparare e poi lo condivideremo tutti insieme. Al Babbo Prez, raccontateci della vostra prima esperienza di gioco di ruolo dal vivo a Bolla Verde, quali erano le vostre armi, qual era il vostro costume, da quale cassone della nonna avete tirato fuori il materiale con cui vi siete raffazzonati il vostro costume. Oppure potete anche semplicemente raccontarci uno dei vostri aneddoti preferiti, quelli, sapete, quelli che non vi stancate mai di raccontare ai vostri amici. Vi aspettiamo al prossimo Babbo Prez con tanto tanto Honor Core.